Rieccoci con l'informazione di Hermes TV. Oggi sabato 2 maggio 2015 si festeggia Sant'Atanasio Vescovo. Apriamo questa edizione marsalese del nostro TG con la cronaca politica e ufficiale Giacomo Duco si ritira dalla campagna elettorale a Marsala. La notizia era già nell'aria da qualche giorno, anche se la decisione è stata adottata solo nel primo pomeriggio antecedente il 1 maggio. Il candidato sindaco Dugo ha deciso di lasciare perdere per due motivi: perché si è sentito tradito dal suo principale sostenitore, l'onorevole Giulia Adamo, l'ex sindaco della città, la stessa persona che per settimane lo ha rincorso e invogliato a candidarsi. E l'altra motivazione è data dal fatto che ha visto che attorno alla sua candidatura non crescevano i consensi politici che aveva promesso l'ex sindaco di Marsala. Trovandosi solo con il suo ampio e ben nutrito gruppo di amici, ha deciso che non era il caso di andare avanti, di affrontare una campagna elettorale senza l'appoggio e una struttura partitica dietro, in quanto l'onorevole Giulia Adamo aveva assicurato a Dugo la presentazione di ben 3 liste a sostenere la sua campagna elettorale. Ufficialmente per 1 mese e passa è stato il candidato di Giulia Adamo, appellativo che avrebbe dovuto sbaragliare i concorrenti, invece avrebbe sortito effetto contrario nell'elettorato. Ma cosa assai peggiore è che Giulia Adamo lo ha lasciato in piena campagna elettorale con una telefonata con la quale lo informava che si tirava fuori da questa campagna elettorale dicendogli: io vado in vacanza, non appoggio nessuno. Altro che vacanza. Alla base del clamoroso dietrofront ci sarebbero l'impossibilità di fare delle liste competitive o addirittura di trovare gente di un certo spessore da proporre agli elettori. Stiamo parlando delle liste per il Consiglio Comunale, le 3 famose liste di cui si è parlato in questi ultimi tempi, che alla fine non sono state realizzate e che si è registrato invece l'allontanamento da parte di alcuni esponenti molto in vista, vicini all'onorevole Adamo, da parte questo allontanamento da parte del loro candidato a sindaco. Dal canto suo, Giacomo Dugo ha commentato l'accaduto dicendo semplicemente: non c'è entusiasmo e partecipazione. Da un gran signor qual è il professore, è stato molto sintetico e diplomatico. L'uscita di scena di Giacomo Dugo è un vero peccato per la città di Marsala. Non ce ne vogliono gli altri candidati in lista, ma come il professor Giacomo Dugo in giro se ne trovano veramente poche persone, preparato, serio, onesto e dal cuore grande come una casa. E parliamo ancora di politica, parliamo ancora di notizie che lasciano un po' il segno, che creano anche una sorta di scoop in città. Antonio Parrinello e Luigi Giacalone sono stati espulsi dal Partito Democratico, dal PD. Lo ha comunicato il segretario regionale al PD Fausto Raciti e il segretario provinciale Marco Campagna. Giacalone era candidato alle primarie del PD, sponsorizzato da Antonio Parrinello. Poi sono andati nella coalizione di Massimo Grillo per la corsa al sito di Marsala e la cosa non è piaciuta certamente al PD e tantomeno al candidato a sindaco Alberto Di Girolamo. Il PD a tal proposito ha chiesto alla Commissione di Garanzia Regionale di espellere immediatamente Luigi Giacalone e Antonio Parrinello come contributo di chiarezza ad una campagna elettorale intorbidita anche da partiti che amano definirsi federati al PD, ma che ritengono di potersi muovere in città importante, città importante come Marsala, e assume atteggiamenti scorretti e provocatori. Intanto si hanno le prime ripercussioni politiche. La marsalese Antonella Milazzo, deputato regionale del PD, interviene sulla recente nomina di Antonio Parrinello ad amministratore del consorzio di bonifica. La Milazzo, in un'interrogazione, scrive: è assolutamente inconcepibile il conferimento dell'incarico di dirigente dell'area amministrativa del consorzio di bonifica 1 Trapani ad Antonio, scusate, Parrinello, candidato alle prossime amministrative al Comune di Marsala nella lista Sicilia Democratica. Questa è una procedura anomala e certamente lontana dall'etica della politica. E
E l'ultima pagina parliamo di un fatto di cronaca poco rilevante, ma che si riconduce sempre all'emergenza furti negli istituti scolastici. Sventato un furto alla scuola elementare Pasco di Marsala e l'ennesima caduta ai danni di una struttura scolastica del territorio marsalese. Questa volta è stato il pronto intervento della radiomobile di un istituto di vigilanza privata ad intervenire in quanto l'allarme al Pasco è scattato poco prima delle 23:30 di ieri, allertando la centrale operativa di una probabile intrusione di ignoti. Gli agenti di ronda sono intervenuti prontamente, mettendo in fuga i malviventi che non sono riusciti a portare a segno il furto. I ladri hanno cercato di introdursi all'interno della scuola da una finestra. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il personale docente delle scuole marsalesi è in fibrillazione in vista dello sciopero indetto per il prossimo 5 maggio a Palermo. Lo sciopero è indetto dalla FILLC, CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS e Gilda contro i provvedimenti proposti al governo col DDL di riforma denominato Buona Scuola, provvedimenti ritenuti inaccettabili poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzazione del ruolo della scuola e di riconoscere le funzioni cruciali per il rilancio della crescita del paese. Un'assemblea sindacale si terrà la vigilia, ovvero lunedì 4 maggio alle 11:30 presso l'Istituto Agrario di Marsala. Si prevede per entrambi gli appuntamenti, quello all'Istituto Agrario e successivo a Palermo, una massiccia presenza di operatori del settore, in quanto lo sciopero contro la riforma del governo Renzi è molto sentito fra gli addetti ai lavori. In particolare partiranno due pullman da Trapani, uno da Marsala, uno da Mazara, e uno da Castelvetrano ed uno da Alcamo. I partecipanti si raduneranno, scusate, il 5 mattina alle ore 9 in Piazza Marina a Palermo, da dove partirà un corteo. I manifestanti indosseranno un fiocco blu, simbolo del lutto nazionale per la morte della scuola. Torniamo a parlare di quote tonno e di difficoltà per la marineria marsalese. L'assessore regionale Nino Caleca interviene sulle quote tonno. La pesca siciliana non può ulteriormente essere mortificata da scelte del governo nazionale che la danneggiano. Le quote accidentali aggiunte attribuite al tonno rosso devono essere assegnate alla pesca che viene effettuata con la tecnica del palangaro. Infine si possono garantire la sopravvivenza minima delle imprese e dei pescatori. Non è accettabile che in virtù di criteri normativamente incerti e molto discutibili, la repartizione venga applicata a parametri che generano disuguaglianza socio-economica e malcontento tra gli operatori della pesca. A nome del governo regionale, l'assessore agricoltura e alla pesca ha chiesto altresì un incontro urgente con il sottosegretario alle politiche agricole e alimentari Giuseppe Castiglione. Nel caso in cui la richiesta venisse disattesa, siamo pronti a impugnare il decreto di ripartizione delle quote 2015, ha affermato ancora Caleca, che nel corso degli stati generali della pesca svoltosi a Palermo ha ammesso che la Sicilia è stata spesso distrattata rispetto a questa tematica. Adesso, però, conclude l'assessore al governo Crocetta, è ormai indifferibile una revisione dell'intero sistema che consenta ad un segmento significativo dell'economia siciliana di godere degli stessi diritti e poteri delle altre marinerie del Mediterraneo. E voltiamo pagina, parliamo adesso di un incontro che si è tenuto a Marsala, il cambio di timone alla guida dello Yacht Club della città. Il servizio. Cambio di timone allo Yachting Club di Marsala, subentra alla guida il dottor Mannone di questo prestigioso club nautico che oggi è stato presentato con gli scopi e quanto intendete fare per il futuro. Ecco, questo cambio di timone quale ventata di novità porterà? Ma innanzitutto veramente porterà alla ripresa delle attività dello Yacht Club che, come tutti i club esistenti, hanno alti e bassi di vita e negli ultimi tempi, insomma, era in una fase un po' calante. Mi hanno chiamato a prendere il timone, come ho detto, di questo club e di organizzare delle attività, come dicevo, che sono sia culturali, divulgative, ma anche di tipo tecnico, sportivo e agonistico, di cui naturalmente e per questo, diciamo, mi avvarrò dell'aiuto di consulenti.
Tra l'altro la sua non è la prima volta che si affaccia in questo mondo della nautica, dei grandi eventi, ha sponsorizzato diverse manifestazioni con la Biotrading, tra l'altro ha anche sponsor della nostra cittadina Laura Linares che si appresta, gli auguriamo con tutto il cuore, a varcare la soglia delle Olimpiadi, quindi una guida autorevole e preparata. Laura Linares, intanto ricordiamo che è arrivata a 13ª ai campionati del mondo di ieri in Francia. C'è una passione familiare in tutto questo che mi porta, diciamo, ad andare per mare. Laura Linares è una eccezionale testimonial, ma è anche un atleta che ha bisogno di sostegno e ha le potenzialità per fare veramente tanto. Altre attività sono state fatte dalla mia azienda come sponsor, una fra tutte la Rolex Middle Sea Race che è stata vinta nel 2013 dalla nostra barca. Sicuramente c'è una grande passione che muove un po' le nostre vele. Un'altra passione è quella per la città di Marsala, perché è noto con piacere che il Pandone 18-1438, quello del vino Marsala, ha preso i colori al vostro yacht club. Il Marsala è una città, come ho sempre detto, ma penso che ognuno di noi in cuor suo sa, è totipotente, potrebbe fare e può fare tantissime cose. Io da cittadino mi sono sempre meravigliato come mai tutte queste potenzialità siano ancora inespresse, perché viaggiando in lungo e largo per l'Italia capisco che le città possono avere il 10% di quello che abbiamo noi e però diciamo farle valere. Io sono profondamente innamorato della città di Marsala perché è un gran bel posto dove vivere, non solo per la storia che ha, ma anche per il buon vivere, per la tranquillità della vita, per il fatto che la provincialità in questa città non la sento come un qualcosa di riduttivo, limitativo. Insieme al cambio di timone avvenuto nei locali della Pinacoteca Marsalese, si è registrato contestualmente un altro evento, la presentazione di una mostra, Giri di Ghiglia, di un artista milanese. Il servizio. Giri di Ghiglia è il nome di una mostra, riflessioni fotografiche di Paolo Codeluppi, fotografo, giornalista, artista in questo caso, che abbiamo visto gli scatti veramente eccezionali. Io vi ringrazio. Questi scatti sono nati così, quasi per caso, rivalutando una parola molto importante, il termine opportunità. Io ho ritrovato nell'utilità del tempo perso l'opportunità di realizzare e di vedere delle cose particolari, strane, chiglie di barche sugli invasi in attesa del refitting. Quindi barche spersonalizzate, senza vita, la barca vive in mare, però le abbiamo rese protagoniste in mesi strani, gennaio, febbraio, marzo, i mesi in cui le barche vengono tirate in secco. Questo è il risultato di alcune ore di cammino sotto queste chiglie, da cui il nome della mostra, Giri di Ghiglia. Dei colori molto particolari, delle architetture naturali nate attraverso il tuo obiettivo o anche attraverso una manipolazione anche dopo in post-produzione? Assolutamente no, non c'è post-produzione, c'è solo un'accentuazione di certi contrasti. I colori sono i colori reali che tutti possono vedere. Ho aumentato i contrasti per rafforzare certi concetti, per rafforzare i titoli che io ho dato a queste fotografie. La fotografia può essere più chiara o più scura, quindi a volte è diversa da ciò che l'occhio vede. La fotografia soprattutto è ciò che noi vogliamo vedere. Ogni mostra fotografica ha un soggetto, ha un ben preciso messaggio che vuole lanciare. Qual è il messaggio che intendi lanciare attraverso queste tue opere? Ma attraverso queste opere io ho voluto sensibilizzare le persone a reinterpretare ciò che ritengono una perdita di tempo e a rivalutare, come ho detto, il termine opportunità. Io mi ritrovo tutte le mattine
al porto di Marsala, attendo un'ora, due ore prima che qualcuno passi a prendermi per motivi di lavoro, e ho impiegato questo tempo nel cogliere questi piccoli frammenti di carene di barche, e mi sono piano piano appassionato, ho accumulato centinaia di foto, magari ripetitive, è diventato veramente un passatempo, e queste 15-16 fotografie ne sono semplicemente una sintesi. È un po' la dimostrazione che non sempre occorrono paesaggi meravigliosi o suggestivi o bellezze di donne per dare quelle sensazioni alle foto, basta anche molta creatività come quella che stai dimostrando tu con questi tuoi scatti. Ma penso di sì, ci si può innamorare di un paesaggio, ci si può innamorare di una figura armonica maschile o femminile, e ci si può innamorare anche di ciò che tanti occhi non riescono a cogliere. Io ho vivisezionato queste carene, sono andato a estrapolare dei piccoli particolari, delle piccole composizioni che in quel momento mi richiamavano la pulizia delle forme, le geometrie, tutto ciò a cui io sono profondamente appassionato fin da quando ero bambino. E voltiamo pagina, parliamo adesso di spettacoli. Giancarlo Giannini tiene a Marsala uno spettacolo in omaggio a Massimo Troisi. Si terrà sabato 9 maggio prossimo alle ore 21 al Teatro Impero. La città di Marsala in questo 2015 continua a rilevarsi il palcoscenico ideale per una serie di grandi appuntamenti teatrali e musicali ad animare la scena culturale ancora una volta, e l'associazione culturale Baluardo Velasco, che grazie a un cartellone strepitoso per qualità e varietà di proposte mette a segno una rassegna, un vero e proprio evento teatrale nazionale. Giancarlo Giannini, doppiatore, cantante, ballerino e attore fra più dotati e apprezzati del panorama italiano, sarà a Marsala, come dicevamo, il prossimo 9 maggio alle ore 21.30 al Teatro Impero. Il 12, 13 e 14 maggio prossimi al Teatro Impero di Marsala arriva Rosario Fiorello con lo spettacolo L'Ora del Rosario. Tre date per le tappe marsalesi del più famoso showman italiano. Sul palco con Fiorello ci sarà la band diretta dal maestro Enrico Cremonesi ed un trio vocale scoperto durante Fuori Programma, la sua trasmissione radiofonica su Radio 1. Sabato 16 maggio al Teatro Impero di Marsala si ride con servizio completo la nuova rappresentazione di Nuovi Orizzonti, la compagnia teatrale marsalese. Dopo il grande successo di Parrillo per Vocazione, al lavoro già da diverse settimane per portare il buon umore e le sane risate tra gli spettatori. L'associazione teatrale Nuovi Orizzonti di Marsala sabato 16 maggio rappresenterà la commedia comico brillante Servizio Completo, due atti di Angelo Scamacca al Teatro Impero di Marsala. Un'altra avventura per l'associazione marsalese dopo il meraviglioso successo del dicembre del 2014, appunto, di Parrini per Vocazione, rappresentata anche in quell'occasione al Teatro Impero di Marsala. Per questa edizione è tutto, vi ricordo l'informazione marsalese della città di Marsala, dei suoi abitanti, del suo territorio, che rincorre sulla nostra emittente ogni due ore, appuntamento alle 15, alle 17, alle 19, alle 21, alle 23, ed alle 1 e alle 3 di notte. Per questa edizione è tutto, vi ricordo infine che per informazioni in tempo reale potete sempre cliccare su www.marsalanews.it e tenervi costantemente informati su quanto avviene nel nostro territorio. A voi tutti un buon proseguimento con i nostri programmi sulla città di Marsala, ovviamente su Hermes TV. Arrivederci.